Adesso il tema del lavoro con la cosiddetta settimana corta che sembra convincere sempre di più i grandi gruppi industriali e anche il pubblico si avvicina a questo tipo di formula. Orario flessibile, settimana corta, lavoro agile. Tante realtà sperimentano la rimodulazione degli orari di lavoro per coniugare le necessità produttive del business con il benessere dei dipendenti. Il primo tra i grandi colossi industriali è Luxottica, che ha introdotto la settimana corta mantenendo però gli stipendi invariati e dando ai dipendenti più tempo libero. In futuro mi piacerebbe fare dei weekend lunghi, delle vacanze. Per poter stare più tempo con la mia famiglia, per riuscire a seguire meglio le mie figlie adolescenti che frequentano la scuola e hanno anche le attività sportive doposcolastiche. Ogni dipendente può sfruttare quel giorno, la settimana in più per sé, per la famiglia. Anche colossi del settore alimentare scelgono nuovi modelli organizzativi. Vista la stagionalità della domanda, in alcuni periodi sono necessarie prestazioni straordinarie anche il sabato. Ora queste aziende prevedono che le ore extra vengano redistribuite in altri mesi dell'anno, accorciando il venerdì. Nuovi modelli che nascono dagli accordi tra aziende e sindacati. L'obiettivo non è solo lavorare meno, ma lavorare meglio, con più sicurezza, produttività, competenze, benessere organizzativo e partecipazione. Anche il pubblico mette in campo politiche a favore dei dipendenti. SACE, controllata dal Ministero dell'Economia, ha introdotto il lavoro da remoto senza limiti e ha eliminato l'obbligo della timbratura. Nuovi modelli lavorativi che già da tempo vengono utilizzati nel settore delle banche. L'obiettivo è una migliore qualità della vita, e cioè più tempo libero per la famiglia e per le proprie passioni. Il secondo obiettivo è di condividere con le aziende una nuova organizzazione del lavoro.